gasata a intervenire dopo le personalità di prima. Comunque, no, io ovviamente non posso che concordare con l'analisi che ha fatto Rocco della nostra situazione. Il titolo di questa sera mi pare che forse dove va, dove sta andando il PDL, io credo che la risposta sia verso il baratro, perché effettivamente, voglio dire, non vediamo una via d'uscita da questa situazione. Noi come sindaci siamo veramente allo sbando, credo, noi sindaci del PDL, perché francamente non ci sentiamo in nessun modo, voglio dire, supportati. Adesso abbiamo delle grosse difficoltà in tutti i sensi, perché, voglio dire, ci stanno tagliando dappertutto, facciamo fatica a chiudere i bilanci, ma voglio dire, quest'anno ce la faremo, l'anno prossimo non si sa, sono previsti 2 milioni ulteriori di tagli, e quindi è una situazione veramente, veramente drammatica. E la politica, ripeto, non ci sta dando nessun supporto. Per quanto ci riguarda, voglio dire, io faccio fatica adesso a condividere anche quella che è la posizione del PDL, perché francamente, voglio dire, con questo che si diceva prima, tira molla, ci sta facendo fare una brutta figura. Per carità, ci sono stati anche negli anni passati, io ricordo dei periodi in cui appunto il centrodestra era in crisi, Berlusconi, però probabilmente Berlusconi sapeva tirare fuori gli assi nella manica, come quando ha fatto il fratellino, no? Che ha unito, ha sciolto Forza Italia, ha formato il PDL, ha dato un nuovo incipit che ha risollevato le sorti per un breve periodo al PDL, però queste alleanze probabilmente poi non sono destinate a durare, tant'è vero che appunto è successo poi quella questione confini che praticamente è da lì ha creato grossi problemi al governo. Adesso, cosa dire, francamente io mi sto guardando anch'io in giro, però vedo che non ci sono tante soluzioni. Noi che abbiamo, che ancora pensiamo, speriamo che, voglio dire, ci sia un supporto, qualcosa che ci sostenga dal punto di vista ideologico, nei nostri ideali, diciamo, di moderati, di centrodestra, non troviamo alcuna risposta, perché come si diceva prima, tutti questi movimenti che stanno nascendo da Italia Futura a Giannino, io sto guardando anche con interesse, ascolto Giannino e sta predicando bene, però francamente, cosa può fare da solo? È difficile, quindi non, cioè stiamo qui ad aspettare, però anche aspettare cosa può portare? Può portare a un governo prossimo con Bersani e un'opposizione che non esiste, perché se siamo tutti divisi non ci sarà neanche un'opposizione. Quindi, francamente, è difficile. Ecco, io per quanto mi riguarda sto amministrando al meglio possibile il mio comune, sono quasi giunta alla fine, diciamo, di quello che sarà il mio percorso, perché sono 8 anni e mezzo ormai che amministro, però ogni anno che passa è sempre più dura, come si diceva prima, in questi tempi fare il sindaco forse non è assolutamente un'ambizione per noi. Io tra l'altro sarò uno di quei sindaci che finora ci ha sempre rimesso, come si diceva prima, no? Non siamo certo noi sindaci dei piccoli comuni a creare problemi di spending review, di sprechi nella pubblica amministrazione, perché veramente spendiamo soldi nostri a volte, o comunque si rinuncia a tutto pur di cercare di portare i servizi ai cittadini, di mantenerli. Io ho letto la relazione che aveva fatto il commissario per la spending review Bondi, che diceva questi tagli che faremo sono fatti senza tagliare i servizi ai cittadini. Io vorrei sapere come fa, voglio dire, o ha delle capacità forse che gli derivano da qualche, non so, padre eterno, però francamente fare, mantenere i servizi senza soldi, io credo che non sia capace nessuno,
E quindi mi domando come sarà possibile questo, francamente, ci toglie tutto, perché se adesso noi andiamo a vedere, anche io ho fatto l'ultimo assestamento di bilancio, abbiamo verificato che ci mancano 77.000 euro di trasferimenti, che sono tanti in un bilancio di un comune piccolo come il mio di 5.000 abitanti. E chiaramente, voglio dire, dobbiamo cercare di far quadrare i conti anche con questo, quindi cioè non sappiamo veramente come riuscire a chiudere. Tra l'altro noi, voglio dire, io ho a questo punto un forte spirito federalista, nel senso che dico, abbiamo fatto i conti, allora i cittadini di Sacolongo pagano circa 13 milioni di tasse per IRPEF che mandano a Roma. Di IMU adesso, voglio dire, noi incassiamo circa 1,5 milioni, di cui 600.000 euro vanno a Roma, di trasferimenti ci arrivano 550.000 euro, io dico, delle tasse che pagano i nostri cittadini, alla fine cosa resta al comune? Niente, perché praticamente, cioè, se voi fate il conto, e l'IMU non fa neanche pari con quello che mandiamo a Roma di IMU, quindi di tasse non ci torna niente di IRPEF. E voglio dire, quindi alla fine, adesso tra l'altro ci troveremo una bella sorpresa a gennaio, quando entrerà in vigore la TARES, che è la nuova tassa per l'asporto rifiuti, che viene, nella quale verrà conglobata una nuova tassa del circa il 20% in più che va a pagare i servizi generali. Quindi sui servizi si sommeranno anche altri tipi di tasse che dovranno pagare i cittadini. A questo punto io mi domando come faranno le aziende, le imprese, i negozi, cioè che sono già col fiato sul collo alla canna del gas, come ci vogliamo dire, perché io ho parlato oggi con una signora, cioè, che gestisce un mobilificio e non sa più cosa fare, perché cioè, effettivamente sono crollate le vendite, ha problemi con le banche e ha problemi con i dipendenti e non se la sente di licenziarli. Adesso mi dice, io lo faccio a pagare l'IMU, perché ovviamente un mobilificio, capite bene anche voi, che ha una determinata superficie, quindi ovviamente l'IMU è abbastanza caro, anche se cerchiamo di mantenere le aliquote al minimo, però sono sempre migliaia di euro, quindi io dice, io a questo punto non pago la rata dell'IMU di dicembre, vedrò, la pagherò più avanti, cioè, per carità, preferisco, dice, pagare le buste paga dei dipendenti, e sono d'accordo, perché ovviamente hanno più bisogno loro probabilmente che il comune o lo Stato, però cioè, se come me fanno anche altri, a questo punto metti in crisi anche il comune, e quindi ci troviamo sempre ad arrabattarci su questa situazione che è veramente, veramente difficile. Ecco, quindi cioè io, se non c'è, diciamo, la crescita, un input, qualcosa che porti la crescita delle nostre aziende, del mercato, per quanto ci riguarda, e sì che Veneto c'è una grande forza, perché io l'altro giorno sono andata a Vicenza, c'era l'autostrada intasata di camion, per carità, sarà successo che c'era un incidente, qualcosa, però era una fila interminabile di camion dal casello di Vicenza Est fino a Montecchio, una colonna a passo d'uomo, e uno ci domanda, dice, beh, se ci sono tutti questi camion in giro vuol dire che ancora l'economia tira. In realtà io penso che sia proprio la tenacia, la forza d'animo, non so come definirla, dei nostri imprenditori che lavorano, cioè continuano a resistere, magari girano a vuoto, ma comunque mandano in giro, cercano di mantenere i loro dipendenti, perché c'è un forte legame anche tra imprenditore e dipendente, perché per non lasciarli a casa, magari appunto senza magari ricavare nulla, solo, però pur di non chiudere le loro imprese cercano di andare avanti, di resistere, e lo fanno con tutta la forza che hanno, ma prima o dopo, se le cose vanno avanti così, dovranno chiudere, dovranno arrendersi, e questo, credetemi, creerà grossi problemi ai nostri comuni, al nostro territorio, ovviamente, che è legato a questo tipo di economia, che è fondata prevalentemente sulla piccola impresa, sulla piccola attività. Ecco, quindi io veramente non voglio essere pessimista, perché non è nel mio carattere, sono sempre stata abituata a vedere le cose con un certo ottimismo, a cercare di reagire, però francamente sto anch'io perdendo la fiducia. Ecco, quello che mi auguro è che
ma io francamente non posso fare nulla, non me ne, mi sento in grado, però cercherò di appoggiare le persone che vedo che seguono questa linea, vanno in questa linea di cui io condivido le idee, e cercheremo di fare forza insieme per realizzare qualcosa di positivo. Io adesso mi unisco a tutti gli altri, faccio a tutti voi gli auguri di buon Natale, di buon anno, e vi auguro a tutti comunque che anche per voi sia il 2013 migliore di questo 2012, e cerchiamo di essere ottimisti.